Guarda, mi dispiace per te, ma non ci sono aggiornamenti, non c'è niente. Io e il dottor Crovi abbiamo un normalissimo rapporto professionale. Ci rispettiamo a vicenda, punto. Mo è il dottor Crovi, eh? Graziani, tutto bene? Sì, perché? Oh, così, sembravi un po' assente. Ma non mi dire che hai riordinato tutto l'archivio, non ci posso credere. La dottoressa Graziani è una macchina da guerra, non la ferma nessuno, così piena di volontà. In pratica in una notte ha fatto il lavoro che chiunque altro avrebbe fatto minimo in una settimana. Ho avuto una mattinata incredibile. Ti ricordi che ti ho detto che doveva venire il fornitore al Vulcano? All'ultimo minuto mi ha chiamata e mi ha detto che non poteva, quindi sono dovuta andare io da lui. E non ti dico il traffico che ho trovato. E a te, tutto bene? Mi hanno detto che mi hai cercata al Vulcano. Come mai? No, niente, così era giusto per un saluto. Questo tour ero molto contento di farlo, solo che poi mi sono reso conto che è tutto assolutamente inutile, perché mi sarei dovuto allontanare da te. E parti con me. Mettiamoci tutto alle spalle, prendiamoci qualche giorno. Parti con me. Per quanto riguarda la creatività, siamo messi molto molto bene, perché il nome che hai scelto per la sorellina è bellissimo. Davvero ti piace, papi? Certo che mi piace. Elisabetta è un nome perfetto. Facciamo la rivincita? No, amore, abbiamo detto che facevamo un'ultima partita e poi si andava a letto. Ti prego. Se la volta scorsa mi sono arresa era perché Filippo amava te. Ma stavolta è diverso. Ormai quell'amore per lui non esiste più. Sei diventata un'estranea. E a parità di condizioni di partenza lui sceglierebbe me. Ne sono convinta. Secondo te che cosa dovrei fare per essere onesta? Cacciare Filippo di casa e lasciarti il campo libero? Dovresti smetterla di costringere Filippo a vivere una vita che non è più la sua. Serena, non puoi pensare di ricostruire un matrimonio facendo leva sui sensi di colpa di Filippo. L'amore non è un dovere. Ma tu che ne sai? Tu che cosa ne sai dell'amore? Ti sei insinuata in una situazione dolorosa e complicata, senza alcuno scrupolo. Tu fingi di parlare per il bene di Filippo, ma tu vuoi solo allontanarlo da me e dalle sue bambine. Questo è il tuo unico obiettivo. Non accetto lezioni di vita. Non da te, Serena. Ah, già, perché tu parlavi dell'altra volta. La scorsa volta io ho apprezzato la tua lealtà. Vedi che stupida. Ho pensato davvero che tu fossi vittima di un'ingiustizia. Me la sono presa con mio suocero per come ti aveva trattato. Il mio licenziamento era ingiusto. Tu non sei mai stata una vittima. Sono io che solo ora capisco che persona subdola e meschina sei. Ah, vabbè, allora non è possibile. Non ti rilassi neanche in pausa caffè. Hai detto 30 secondi, ce ne hai messi pure di meno. Io capisco che fai fatica a starmi lontano, però... Diciamo che forse cerco solo di fare seriamente il mio lavoro. Non c'è niente da fare, eh. Sei secchiona dentro. Del resto basta vedere la tua puntualità quando attacchi il turno. Rossella è avvilente. Io ci provo ad arrivare dopo di te. Dottoressa Graziani, dobbiamo impegnarci molto di più. Volere e potere, lo sa? Ehi,
Vedo che lo spirito è alto, nonostante l'ora tarda. Mi fa piacere. Buonasera. Avrei bisogno di parlarti un attimo, prima che cominci il turno, è possibile? Certo, mi dica. Senti, io ho notato che fai spesso ricorso ad esami e approfondimenti diagnostici di un certo peso. Mi chiedevo se sei al corrente delle linee guida dell'ospedale in materia. Linee guida? Che tra i miei compiti c'è anche quello di tener d'occhio le spese. Perciò ho notato che, insomma, la frequenza con cui richiedi certi esami è decisamente superiore alla media. Cerco di essere scrupoloso. Beh, questo è apprezzabile. Solo che non è sempre necessario approfondire così tanto. L'ospedale ha un budget da rispettare e, nei limiti del possibile, tutti quanti dovremmo cercare di concorrere a contenere i costi. Sinceramente non capisco dove avrei esagerato. Diciamo, per esempio, la signora della stanza 14, la signora Musella, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e non è più necessario che resti qui ancora da noi. Veramente volevo sottoporla a una TAC. Ma non ne vedo l'urgenza. Se poi dovesse rendersi necessario, la farà in ambulatorio. Mi scusi, io preferirei che restasse ancora in osservazione qualche giorno. Capisco che lei deve stare dietro al budget, ma credo che la salute della paziente abbia la precedenza, no? La mia preoccupazione è sempre per i pazienti e non metterei mai a rischio la salute lesinando sulla diagnostica, chiaro? Ma la signora in questione sta occupando un letto che potrebbe essere utile a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Voglio che venga dimessa domani mattina. Va bene? Buonasera. Buonasera. Sì, capisco che la prospettiva può sembrare non molto allettante, anche perché sentir parlare tutti i giorni delle stesse cose. Però, ecco, il tour attraverserà varie parti d'Italia, ecco, potrebbe essere un'occasione per fare una sperimentazione culturale gastronomica e poi calcola anche, insomma, che le presentazioni del libro non dureranno mai più di quelle due orette, tutto il resto del tempo sarebbe, Silvia, sarebbe a nostra disposizione. Sei sicuro che non sarei l'intralcio? Insomma, voglio dire, tu sicuramente dovrai andare a pranzo, a cena, con i proprietari delle librerie, con chi ti presenta, insomma. Ma a parte che non credo, non vedo dov'è il problema. E se mai dovesse capitare, cioè, voglio dire, tu sei mia moglie e mi hai accompagnato, appunto. Pensa che è bello dormire ogni giorno in un posto diverso, in questi borghetti che abbiamo sempre sognato di visitare, e per i quali non abbiamo mai trovato un'occasione giusta e non abbiamo mai avuto la possibilità di farlo, non lo so, esplorare dintorni, fermarci a mangiare lungo la strada e prenderci del tempo per noi, insomma, recuperare il tempo perduto. Sarebbe bello, ma non so se riesco ad organizzarmi. Tu pensi di non riuscire a mollare il vulcano? Siamo a ranghi stretti e già i ragazzi fanno gli straordinari e chiedergli di fare a meno di me per tanti giorni senza neanche un po' di preavviso. Ma hai ragione, hai ragione. Sono stato uno stupido a non pensarci prima, solo che sai, sempre la mia solita mania di organizzare, di pianificare tutto. Però ecco, insomma, le cose improvvisate forse sono quelle che riservano le sorprese migliori, no? Se non altro. A sorprendermi mi hai sorpresa. E allora speriamo solo che i tuoi baldi giovani del vulcano riescano a organizzarsi in maniera tale da lasciarti il tempo per poter partire con me, perché, ecco, sì, sarei veramente felice se tu riuscissi a venire. Fammi capire, intenzione di far fare la TAC alla signora Musella domani mattina? Gliel'ho appena confermata. Non mi era attenta, Graziani, eh? E non la dimetterai? Brava, complimenti, ottima intuizione. Ma la dottoressa Bruni ha detto... La Bruni si sbaglia.
Questa paziente ha bisogno di un approfondimento diagnostico e lo avrà. Rossella è una mia paziente. Io so di cosa ha bisogno, non la Bruni. Però lei è il primario. E ha dato le sue indicazioni. Ma si dà il caso che io non sia d'accordo. Dai, non possiamo dimettere una paziente solo perché dobbiamo stare dietro al budget. Su. Ascolta, sono dinamiche normalissime, non è una dittatura. C'è un margine di autonomia nelle scelte. Vedrai che domani la signora fa la TAC e se tutto a posto, la mandiamo a casa. Ti hai fatto tardi. No, mi dispiace perché Irene ci teneva un sacco a mostrarti tutti i grandi progressi che aveva fatto con gli scacchi. Solo che ha sprecato tutta l'energia, era così stanca che è andata a dormire. Comunque, devo dirti che sta imparando anche le regole più difficili. Cioè, oggi ho dovuto sudare per mantenere in piedi il mio primato, perché ti assicuro, guarda, è veramente in gamba. Ha una capacità di concentrazione pazzesca. Che c'è? Non ti senti bene? No, sto bene, sono soltanto molto stanca. Sì, tutto qui, ma è successo qualcosa a bed and breakfast? No, non è successo niente, guarda, io quasi quasi me ne vado a dormire anch'io. Ma sì, dai, vai a riposare, su. Ti racconto domani tutte queste cose di Irene. Sì, buonanotte. Buonanotte. Saperlo anch'io. A te com'è andata? Bene. Cioè, in realtà c'è stato un piccolo attrito fra Ornella e il dottor Crovi. Lui dice che è normale, però secondo me sta tirando un po' troppo la corda. Senti, io mi faccio una camomilla, ne vuoi un po'? No, vado a dormire che sono a pezzi. Buonanotte. Okay. Quando dovresti partire? Oggi stesso. Insomma, potrei coprire le ore fino al pomeriggio. Insomma, da domani dovreste fare a meno di me. È una parola. Silvia, tu lo sai, noi stiamo già facendo turni più lunghi del normale. Riorganizzarci così su due piedi. Sì, lo so, hai ragione. E mi vergogno a chiedervelo. Solo che Michele me l'ha detto all'ultimo minuto. No, ma figurati, ti capisco, è una cosa bellissima. E che però... trattasse di un weekend, potremmo anche farcela, però così... Ma secondo te Fausto farebbe qualche ora extra? Sì, posso provare a chiedere. E magari Samuel potrebbe darvi una mano qui in sala, è abbastanza bravo, già l'ha fatto. Ma lui se la caverebbe, immagino che accetterebbe volentieri. Il problema è convincere Patrizio a mollarlo. Vabbè, ci parlo io con tuo fratello. Buona fortuna. Buongiorno. Vado a prendere l'ordinazione. No, ci penso io, non ti preoccupare. Tu intanto chiama Fausto. Latte macchiato, cornetto vuoto, giusto? E una spremuta d'arancia. Oggi voglio strafare. Che c'è? Ti sei svegliata pensierosa, tutto bene? Sì, no, tutto bene, che ho mille cose da fare qui a Vulcano, devo tenere tutto a mente. Ma quello che tu hai ordinato, me lo ricordo. Vediamo. Latte, spremuta e cornetto. Arrivano subito. Grazie mille.
Dai, vieni che vi sto preparando una colazione da Grand Hotel. Irene, che fa? Ci insisti ancora? No, si sta preparando, quasi pronta, si sta vestendo. Va bene, allora fai così. Intanto siediti che ti porto il caffè. Lo vado a prendere, no, che caldo caldo. No, ma per me è tardi, devo correre al bed and breakfast, grazie. Ma come? Ma vai via senza neanche fare colazione, ma guarda che non sono sicuro che ti faccia bene, anzi, non è sano. No, mi faccio portare qualcosa dal vulcano, dai. Sì, però fallo, mi raccomando. Ma non ti starai stancando un po' troppo? Guarda che anche Elisabetta, se tu prendessi le cose con più calma, sono sicuro che sarebbe molto contenta. Davvero. Stai tranquillo, stiamo bene. Accompagni tu Irene a scuola, no? Sì, certo. Vabbè, anzi, facciamo così, la vado a chiamare perché altrimenti anche lei rischia di non fare colazione. Ti aspettiamo un altro po'. Irene, dai, scendi che il latte è pronto, su. Sei vestita? Ecco a te. Sono ancora caldi, eh? Eh sì, l'odore è irresistibile, eh? Grazie mille, buona giornata. Buona giornata. Hai sentito, ragazzi? Sì, allora, per Samuel ovviamente nessun problema a sdoppiarsi tra sala e cucina. Beh, lui è un santo, lo sapevo. Il problema però è Fausto. Pare che abbia delle questioni urgenti di famiglia da seguire, non so bene di che si tratta, però insomma si è detto disponibile a tappare qualche buco, ma non di più. E a dire il vero anche io sarei un po' impegnato in questo periodo, perché con il Natale che si avvicina stare dietro a tutte le consegne è veramente faticoso. Don Giuseppe, che lavorerà dalla sera alla mattina, capisci che proprio non posso venire meno in questo periodo. Ma scherzi, io lo so benissimo, queste sono settimane impegnative per i presepisti. Devi dare una mano a Capuzzo, assolutamente, in questi mesi. Guarda, mi dispiace veramente, immagino ci tenessi molto a questo fuori programma che ti ha proposto Michele. Vabbè, lo sapevamo che non era facile, ci abbiamo provato. Però se proprio ci tieni a partire, noi un modo per organizzarci magari lo troviamo, che ne so, ho un aiuto volante, oppure possiamo ridurre il delivery nei prossimi giorni. Insomma, potrei studiarmi il planning e capire che cosa si può fare. Avanti, dimmi la verità. Hai solo fatto finta di andar via ieri sera, in realtà dormi qua ogni notte, per questo arrivi prima. Guarda che sei tu che sei in ritardo. Colpa di tua madre. Mia madre, che c'entra mia madre? Sì, lì al vulcano fanno dei cornetti talmente buoni che io ci provo a prenderne uno solo al volo con il caffè, ma poi, insomma, non resisto, la colazione dura il doppio. Poverino. A causa vostra sto perdendo la mia forma smagliante. Ah, no, non usare il plurale, io non c'entro nulla. No, invece le colpe delle madri ricadono anche sulle figlie, non lo sapevi? Infatti, per te. Davvero? Sì. Grazie. Signora Musella, cosa ci fa ancora così? Non è ansiosa di tornare a casa? Le dimissioni sono le 10, c'è qualcuno che la viene a prendere, sì? Ma io devo fare la TAC. Il dottor Crovi ha detto che mi accompagnava lui, lo sto aspettando. E quand'è che il dottor Crovi le avrebbe detto di farla questa TAC? Ieri sera, quando è passato con quella collega giovane. Dai, un pezzettino. No, perché poi ingrazio. Una briciola. No, è mio, basta. Ma tu ci metti un'ora a finirlo. Non è vero, ci metto un'ora. E poi, si sa, insomma, che se tu fai tardi succedono cose brutte, tipo invasione di cavallette, piogge di rane, magari ti aiuto. No, smettila, no, non mi dici che stai facendo. No, è mio. Sono scappata via con la scusa del bed and breakfast. Da quando Viviana mi ha sbattuto in faccia la verità, io non riesco neanche a guardarlo negli occhi, mio marito. Ma è la sua verità. Quello che le fa comodo farti credere per minare le tue certezze. Se ce ne avessi. Ok, l'ultima volta che abbiamo parlato pensavi che sarebbe stata un'impresa, no? Ristabilire un po' di naturalezza nel rapporto con Filippo e di riuscire a farlo innamorare di nuovo. Ma, ecco, io avevo capito che c'era stato qualche passo avanti. Sì, mi ero tranquillizzata. È vero, le cose stavano andando meglio, mi sembrava che stessimo ingranando. Finché non arriva lei e mi conferma che Filippo sta facendo soltanto quello che ci si aspetta da lui. Per chi vuole portartelo via, che cosa ti doveva dire? Scusa, tuo marito ti ama, ma sono io che sto cercando di minare il vostro matrimonio? Io ho capito benissimo le mire di quella ragazza. È soltanto che in quello che dice un fondo di verità c'è.
Filippo, perché non mi ha detto che ieri mattina è venuta da noi? Beh, forse perché voleva evitare altre tensioni. Insomma, l'hai detto tu poco fa, no? Che il clima in questi giorni era un po' più disteso. E allora, Serena, non farti avvelenare da questi sospetti. Ignorala, la Carlino, e vedrai che piano piano si rassegnerà. Marina, a Filippo Viviana piace. Io di questa cosa ne sono certa. Sì. Ma poi, d'altra parte, perché non dovrebbe? Cioè, quella ragazza è giovane, è bella, è spensierata. Guarda me, io sono gonfia, pesante, brutta. Serena, ma sei bellissima. Ma no, ma cosa? Io mi sveglio al mattino che sono già stanca, col mal di schiena, i piedi gonfi. Ma come faccio a competere con una così? Ci siamo sentite tutte così, alla fine di una gravidanza. Penso a cosa succederà fra un mese. La bambina sarà nata, Irene e Filippo faranno a gara per coccolarla. E sarei talmente circondata da tanto amore che guardandoti indietro non riuscirei a credere di aver avuto tutti questi dubbi. E tu e Filippo state per vivere una nuova fase della vostra vita che vi unirà ancora di più. Non arrenderti proprio adesso. Uè, allora sei riuscito a organizzarti questa fuga con tuo marito? Mi dispiace, ma io e Diego le abbiamo provate tutte, ma non ne siamo venuti a capo. Troppi giorni e non possono fare a meno di me. Vabbè, dai. Lo capisco, mi dispiace, anche se un po' ci speravo. Dovevamo organizzarci prima. Sì, c'hai ragione. L'importante è che tu ci abbia provato, ecco, mi avrebbe fatto molto piacere partire un po' con te, molto. Ho promesso alla signora Musella che l'avrei accompagnata a fare la TAC. Ma che galante! La Bruni ci ha anticipato. Senti, potresti venire nella mia stanza che avrei bisogno di qualche chiarimento? Ah, se per la TAC è sicuro che... Non mi metto certo a discutere qui in corridoio. Seguimi, per favore. Ehi, allora com'è andata? Tutto bene al B&B? Sì, tutto tranquillo. Stai lavorando? Ma in realtà no, stavo dando un'occhiata ai corsi di scacchi. Lo sai che qui a Napoli ce ne sono anche un sacco per bambini? Pensavo che magari potremmo iscrivere Irene. Irene è piccola, non mi sembra una buona idea. No, non se ne parla proprio. Cioè, gli scacchi devono restare un gioco per lei. No, non voglio che le creino ansia da competizione. Ma a parte che è già bella competitiva di suo. Comunque si tratterebbe così di un hobby. Credo che le farebbe bene giocare con altri bambini, no? Ma c'è già la scuola che le chiede impegno e costanza. Piuttosto avrebbe bisogno di un po' di movimento, di un po' di sport, quello sì. Sì, ma certo, ma una cosa non esclude l'altra, potrebbe fare tutte e due. Filippo, ho detto no. Ma che cosa hai? Perché è da quando sei tornata ieri sera che sei strana. Ma certo, tu mi sfinisci. Io sto soltanto proteggendo mia figlia. Ehi, che c'è? Già vai via? Sì, non voglio rischiare di arrivare tardi in stazione. Ma scusa, ti accompagno io. Ma no, veramente, non ti preoccupare, guarda, vado. Non ti preoccupare. Ma no, davvero, mi fa piacere. Sicura? Sì, e poi a quest'ora non c'è neanche traffico. Così magari ti faccio compagnia mentre aspetti il treno, su cui, come sempre, sarai sicuramente in netto anticipo. Allora, grazie. E poi voglio sentirti ogni volta che finisci una presentazione. Voglio sapere come sono andate. Senti, poi stavo riflettendo, magari se riesco ad organizzarmi con il lavoro, potrei raggiungerti per qualche giorno. Che dici? Ti farebbe piacere? Se mi farebbe piacere, non sai quanto. Guarda che io non metterei mai sotto pressione Irene, perché so perfettamente che cosa significhi avere un padre che pretende il massimo da te e ti carica di aspettative. Quello che non sai è che tuo figlio ha difficoltà a inserirsi negli ambienti che non conosce. Già solo andare al campo estivo le metteva ansia. Ma certo, giustamente tu non te lo ricordi.
Vabbè, dai. Dimentica tutto, lasciamo stare, su. Ma perché, scusami, vuoi negare che una scuola di scacchi non sia un ambiente competitivo? Ho detto chiudiamola qui. Basta. Vado a prendere il re. Com'è andata con la dottoressa Bruni? Si è arrabbiata molto. Com'è andata? È andata male. Ma sai, sono tutti uguali. Appena li metti al comando diventano burocrati. Si dimenticano che cosa vuol dire curare la gente. Dai, ma che dici? La dottoressa Bruni tiene tantissimo i suoi pazienti. Vai a leggere sul forum cosa scrivono i pazienti che sono stati dimessi. La ringraziano tutti. Vedrai, avrete modo per chiarirvi. Certo, magari tu evita di fare il contrario di quello che ti chiede. Ma tu che ne sai? Vieni qui a dare consigli. Guarda, lascia perdere, che già la Bruni mi ha rotto le scatole abbastanza. Però sai, almeno lei è un primario, non certo l'ultima arrivata. Ah, scusami se mi sono permessa. Rossella. Che altro vuoi?